ancora scrapbooking su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi è il momento di creare dei simpatici segnaposto. Bene, siccome il video è abbastanza impegnativo, spostiamoci sul piano da lavoro e non perdiamoci in chiacchiere. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri segnaposto 3D a forma di albero di Natale. Io sto facendo i segnaposto, ma poi vi farò vedere anche la variante card e bigliettino, che è facilissima da fare. Bene, cominciamo subito. Ci occorrerà la nostra attaccatutto, può occorrerci anche una colla stick, un vecchio libro, anche un elenco telefonico di quelli più andati, con le pagine già più ingiallite, oppure della carta che avete ingiallito voi con dei vostri pensieri, insomma questo è un vecchio libro. Poi una matita o una penna, piccolo cartoncino dorato o argentato per fare la stella su cui poi insisterà anche il nome del nostro commensale. Potete farla o solamente con il cartoncino, o se li avete potete usare questi stickers a forma di stella che vendono un po' dappertutto per aiutarvi nella fabbricazione della stellina e alla fine uno stuzzicadenti. Cominciamo subito. Come prima cosa ci occorrerà una mezza sagoma a forma di albero di Natale, che potrete scaricare sulla mia pagina Facebook, di cui trovate il link qua sotto nel box informazione. Trovate anche la scritta sagoma alberello. Bene, cliccando lì accederete direttamente alla pagina dove c'è la foto su cui potrete scaricarla. Questa sagomina di cartoncino è le pagine del nostro libro. Prendiamo la misura del nostro alberello su uno dei lati dalla parte più lunga del foglio, quindi mettiamo il foglio nella parte lunga e pieghiamolo così. E assicuriamoci che il nostro alberello ci stia tutto dentro. Ok, ci sta. Adesso proseguiamo a piegare a fisarmonica tutto il foglio e il disavanzo, che non è della misura, lo tagliamo via perché non ci servirà. Pieghiamo un 5-6 fogli se li avete così piccini. Se invece sono più grandi dovrete regolarvi da voi. L'importante, adesso vi faccio capire come. L'importante è che l'alberello stia sempre alloggiato all'interno della piega e ci entri tutto. Se avete delle buone forbici potete mettere anche le pagine in doppio, quindi così accorcerete i tempi. Fatto ciò, prendiamo la sagomina, posizioniamola da una parte e ricalchiamola su ogni capopagina, su ogni capopiega, quindi sulla prima di ogni pieghetta. E ritagliate tutte le sagome di tutti gli zigzag. Ok, e dopo aver ritagliato, questo si presenterà sul vostro tavolo, un grande caos. Adesso prendeteli ad una, ce ne saranno di due tipi di sagomine, ovviamente. Ce ne saranno alcune doppie, già a forma di albero di Natale, e alcune che rimarranno così a mezzo albero. Noi non buttiamo via nulla, usiamo tutto, e quindi raccogliamole tutte e mettiamole una accanto all'altra, così. Così, una accanto all'altra, e poi alla fine diamo una botta sotto e una botta di lato per ordinarle ben bene. Ok, eccole qua, impilati tutti l'uno sull'altro. Prendiamo una strisciolina di carta, prendiamo la nostra attacca tutto e sporchiamola con una striscia di colla e attacchiamo così il nostro alberello ben bene. Stringete forte e non lasciate aprire i margini, così. Dovete avere pazienza e dare il tempo alla colla di prendere tutti i dorsetti del vostro alberello di Natale. È un po' una legatura di libri. Ok, possiamo anche schiacciare qui e mettere una mollettina e aspettiamo che si asciughi tutto per bene. Nel frattempo facciamo la stessa cosa con i rimanenti, quindi fatene prima metà e poi un'altra. Benissimo, a questo punto i nostri alberelli sono quasi pronti. Sto bellissimo. Adesso aspettiamo che si asciughi l'altra metà parte, ma non rimaniamo inoperosi. Volete che qui si rimanga inoperosi? Lo volete voi? No. Ecco. E allora adesso prendiamo un altro fogliettino e lo pieghiamo
ha tanti piccoli zigzag, tanto piccolo quanto vogliamo che sia alto il tronco del nostro albero. Io sto andando più o meno a poco meno di un centimetro e piego. Queste pieghe devono essere fatte bene, mi raccomando, fatte bene, con precisione. Quindi tutto a zigzag. Okay. Arrivati a questo punto, tagliamo tanti pezzettini da circa 2 centimetri. Tac. E ognuno di questi lo pieghiamo in due, così. Ok? Dopodiché mettiamo un punto di colla qui al centro tra i due pezzettini, così, in modo che si apra poi a ventaglietto, e tagliamo gli altri, pieghiamo, punto di colla anche qui al centro, su ognuno di questi pezzettini un punto di colla, uniamoli, e poi sulle facce laterali ad una un punto di colla e la uniamo con la precedente, così, in modo che si formi, vedete, piano piano tutto il giro dell'alberello. Io credo che ne avrò bisogno di 5. E voilà, la nostra base per il nostro albero di Natale è pronta. Andiamo quindi a assemblare l'alberello. Prima però vorrei fare qualcosa con voi. Potete decidere, allora, innanzitutto togliamo gli eccessi di questa carta da una parte e dall'altra. Adesso possiamo decidere se lasciarlo così, di questo colore, oppure dargli un bordo colorato. Io vorrei ravvivarlo dandogli appunto tutto attorno del colore. E allora come faccio? Prendiamo, guardate, mi metto dietro il cartoncino così capite bene, prendiamo il nostro alberello e lo chiudiamo, e con un pennarello verde, possiamo farlo anche così, coloriamo questa parte esterna. Non importa essere troppo precisi, l'importante è prendere gran parte delle pagine. Io li sto bordando di verde, ma voi potete bordarli del colore che più preferite, ovviamente. Non vi consiglio di mettere la colla e il glitter, perché tutte le paginette potrebbero rimanere attaccate tra loro, quindi riflettete prima di fare, cioè di mettere del colore, un colore che non appiccichi. Per questo ho scelto il pennarello a spirito e non anche per esempio l'uniposca, che è acrilico e quindi con l'asciugatura tende ad appiccicare le pagine tra loro. Il girellino invece ovviamente lo faccio con i toni del marrone. Adesso facciamo la stellina. Io ho un cartoncino dorato, però è dorato solo da una parte, di solito questi cartoncini sono dorati soltanto da una parte. E allora, per farlo diventare dorato da ambo i lati, cosa faccio? Prendo una stellina dorata, metto il mio stuzzicadenti ben bene al centro e la attacco così, ben ferma. Quindi ritaglio lei con già lo stuzzicadenti preso dentro. Ed ecco la mia stellina bella e pronta, tutta sbrillucichina. Perfetto, qui poi scriverò in piccolo l'iniziale del commensale. Adesso assembliamo il tutto. Come prima cosa chiudiamo il nostro alberello. Un po' di colla qui, sulla parte interna, solo qui. E agganciamo il primo al secondo alberello, così, facendo attenzione che stiano bene in asse. Fatto questo, mettiamo un altro po' di colla qui e apriamo totalmente l'alberello. Voilà! Guardate che meraviglia! Anche così, senza il tronco, è bellissimo. Quindi mettiamo un girellino di colla su nella parte centrale del tronco. Però qui prendete le paginette, sistematele, apritele ben bene, mettetele come volete che rimangano per sempre, perché poi con l'attaccatutto non si muoveranno più, e poggiate il vostro alberello al centro, così. Come atto finale, bagnate un po' di colla il bastoncino, lo stuzzicadenti, e infilzatelo al centro. Tanto ci saranno le due parti di carta che lo accoglieranno perfettamente fino a giù. Tacchete!
è il nostro alberello di carta riciclata a tutto tondo, è bello, è fatto. Adesso sistemate bene i foglietti, apriteli perfettamente, scrivete l'iniziale del vostro commensale o da questo lato o dall'altro. Vi faccio vedere un'altra accezione di questo alberello, che è il bigliettino. Ed eccolo qua, è una card, vedete, in 3D. Io ho preferito farvi fare questo visto l'imminenza al Natale, perché è velocissimo da fare, è utilissimo per la tavola del cenone, del pranzo, ma anche del 26. Anche la card penso oramai già l'avrete fatta, casomai la facciamo l'anno prossimo, ma intanto ve la faccio vedere, visto dentro non è neanche rifinita. Comunque l'idea è questa. E questo è il modo in cui potrebbe stare, per esempio, su una card a metà, quindi metà del lavoro che abbiamo fatto appiccicato senza il tronchetto. Questo invece è il nostro segnaposto. Questo lo metterò da parte vostra al posto di Enzo. Adesso vado a scrivere l'iniziale con un Uniposca, un pennarello di questi che scrivono anche sulle carte lucide, e poi vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Buon Natale a tutti! Alberello 3D, molto molto semplice, ma molto molto d'effetto. Ognuno lo può personalizzare col colore che vuole. Potete anche scrivere le carte da voi stesse, potete antichizzarle con i vari video che magari vi metto qui sull'antichizzazione della carta, ci sono su Arte per Te. Insomma, potete sbizzarrire e creare o dei segnaposto graziosissimi o queste card di Natale veramente veramente belle, che lasceranno il segno nel cuore delle persone a cui andranno. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su in 3D e soprattutto condividetelo sulla vostra pagina Facebook e lasciatemi tanti tanti commenti qua sotto. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook e sul mio Instagram. Vi metto qua sotto nel box informazione il link per l'accesso diretto, in modo che possiate iscrivervi. E non mi rimane che salutarvi, vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, vi lascio qua il link per l'iscrizione al mio secondo canale di cucina e noi ci rivediamo al prossimo video, sempre di Natale, sempre qui su Arte per Te, sempre con un Natale scintillante da ombretta e da Arte per Te. È tutto, arrivederci al prossimo video!